Amici miei, buona giornata a tutti. Tante cose da raccontarvi e da riferirvi. Mercoledì scorso abbiamo inaugurato a Cerignola lo sportello dell'immigrazione. È una misura diretta alla favorire l'integrazione nella nostra città in base a direttive regionali dei cittadini extracomunitari che vivono a Cerignola. Questo è un tema molto delicato, trattato in maniera spesso molto approssimativa e francamente poco rispettosa di quelle che sono le tradizioni della nostra città e di quelle che sono le radici della nostra cultura. La nostra è una città accogliente e lo stiamo dimostrando con l'attenzione che dedichiamo a coloro che arrivano nella nostra città per ragioni di lavoro, per ragioni anche spesso di disperazione per drammi che vivono nelle loro nazioni. Lo sportello dell'immigrazione serve a mettere a disposizione dei nostri fratelli che hanno dovuto affrontare questa difficile prova, uno strumento di integrazione, di consultazione, di intermediazione culturale, quindi un'iniziativa di enorme importanza dal punto di vista del progresso sociale e della nostra città e dei passi in avanti che questa nostra città deve compiere per qualificarsi agli occhi di tutti come città solidale. È un'attenzione che noi abbiamo messo nella nostra attività amministrativa sin dai primi giorni e che stiamo progressivamente realizzando. Lo sportello dell'immigrazione sarà gestito da una cooperativa e noi avevamo già pubblicato il bando, aggiudicato questa gestione, quando è avvenuto che è improvvisamente morto per un infarto drammaticamente fulminante il dirigente ai servizi sociali della Regione Puglia, Stefano Fumarulo. E dato che le politiche della regione in questa materia erano per la maggior parte ispirate alla opera, alle attività di questo giovane dirigente regionale, con brillante e sensibile intuizione, il vice sindaco con delega alle politiche sociali, dottor Pezzano, con la cooperativa che ha assunto la gestione di questo sportello, immaginato di intitolare lo sportello dell'immigrazione, ripeto, attuativo di alcune politiche regionali importanti, ha voluto dedicarlo alla memoria di questo giovane dirigente venuto meno molto prematuramente. E nella giornata di mercoledì è venuto ad onorarci della sua presenza il presidente della regione, Michele Emiliano. Abbiamo avuto anche la presenza dei genitori del dottor Stefano Fumarulo, che hanno tagliato fisicamente il nastro del sportello al momento dell'inaugurazione e poi hanno partecipato ad un convegno che si è svolto presso le officine Fornari, sempre nella serata di mercoledì, sempre alla presenza dei genitori di Stefano, del presidente della regione Puglia, del coordinatore della cooperativa che gestirà questo servizio, l'amico Marcello Colupi, con la presenza ovviamente del vice sindaco Pezzano, di don Claudio Barboni in rappresentanza della curia vescovile
abbiamo avuto in quella serata alcuni interventi molto coinvolgenti e molto commoventi da parte di coloro che hanno collaborato con questo dirigente regionale per farvene comprendere l'importanza, e colui che ha sostanzialmente diretto e immaginato prima e diretto poi lo sgombero del famoso ghetto, famoso famigerato ghetto di Rignano Garganico. È stata veramente una bella, interessante serata, una serata commovente. Ma quello che mi preme dirvi è che nel corso di questa serata, a cui hanno partecipato alcuni esponenti del mondo delle cooperative, delle attività sociali, delle attività di solidarietà, oltre che all'inaugurazione anche Sua Eccellenza il Vescovo, ciò che io come sindaco ho particolarmente apprezzato e gradito è che negli interventi delle persone non residenti a Cerignola, che non lavorano direttamente a Cerignola, sia stata da tutti ricordata la generosità di questa città e la bontà di questa iniziativa da parte della nostra amministrazione. È quindi necessario che io rivolga un grande ringraziamento a tutta l'equipa, a tutto il team che ha lavorato a questo evento, ripreso da numerose televisioni, ritrasmesso in registrata da Telefoggia, che ha interessato la stampa, i mezzi di comunicazione in genere, ma ha interessato soprattutto tanti nostri fratelli che hanno partecipato a questa manifestazione. E colui che rappresenta un po' il punto di riferimento della comunità senegalese in provincia di Foggia ha voluto in un suo intervento ringraziare non il sindaco ma la città di Cerignola per la disponibilità, per l'accoglienza, per la umanità, per la generosità con la quale si pone rispetto ai nostri fratelli immigrati. Su questo tema stiamo lavorando molto e stiamo lavorando molto in perfetta sintonia con la curia vescovile, che ha in animo di realizzare un intervento di accoglienza presso la zona Tre Titoli, dove sapete si raccolgono molti degli extracomunitari che arrivano in agro di Cerignola per lavorare e per essere impiegati, speriamo in maniera sempre più legittima e regolare nei lavori agricoli. E dicevo della collaborazione con la curia vescovile, che è molto sensibile a queste problematiche, come è giusto che sia e come è giusto che sia soprattutto rispetto a quelle che è il ministero, la parola del nostro Santo Padre, che non manca mai di richiamarci a questi doveri di solidarietà e di buona disponibilità all'accoglienza. Michele Emiliano ha fatto un intervento molto commosso e molto sentito, e devo dire di aver particolarmente gradito, e anche mi hanno particolarmente emozionato le parole dei genitori di Stefano Fumarullo, di questo dirigente scomparso prematuramente, che alla fine della cerimonia in sede riservata hanno rinnovato l'apprezzamento per l'iniziativa, ci hanno ringraziato, hanno in particolar modo ringraziato l'assessore Pezzano, e hanno sottolineato come la cerimonia sia stata anche calibrata in maniera esatta, in maniera equilibrata, senza sconfinare nella retorica, ma onorando la memoria di chi ha lavorato al servizio della comunità pugliese e potrei dire nazionale e internazionale, perché il dottor Stefano Fumarullo era noto anche al di là dei
confini della nostra regione e della nostra nazione. Riscontri tutti positivi, riscontri tutti favorevoli, ovviamente fatta eccezione per il solito Tommaso Sgarro, che ha voluto come sempre fare la pipì fuori dal vaso, denunciando una strumentalizzazione dell'evento che ovviamente non c'è stata, e se ci fosse stata avrebbe avuto nei genitori dello scomparso i primi censori, mentre invece, come vi ho detto, noi non abbiamo avuto censure ma apprezzamenti. L'intervento mio in occasione di questa inaugurazione, di questo convegno, è stato un intervento che in registrata potete sentire e potete consultare su internet, sui social, ma ve lo riassumo brevemente. Era un intervento diretto soltanto a rivendicare la bontà di questa iniziativa, lo sfondo sociale e solidaristico di questa iniziativa, e in particolare a sottolineare come Cerignola sia all'avanguardia anche in questo particolare settore, in cui si manifesta la disponibilità nei confronti di coloro che sono svantaggiati da una situazione oggettivamente difficile. Mi sembra di poter ribadire, di Cerignola spesso si parla male da parte di coloro che magari Cerignola non la conoscono e certamente non conoscono i cerignolani, mentre invece quando andiamo a verificare qual è l'effettiva sostanza del comportamento di questa comunità, tutti devono convenire che Cerignola non ha nulla da invidiare a nessuno. E devo ribadire a questo proposito che c'è in città un fermento particolare. Pensate, nella mattinata di giovedì, io avevo finito la sera alle 9 a Officine Fornari, alle 9 del mattino era ancora ad Officine Fornari, dove c'era un evento su due giornate organizzato dalla scuola Pavoncelli di Cerignola, con la collaborazione di molti istituti superiori. Si trattava di due giornate di studio intitolate e dedicate alla alimentazione, legando il tema dell'alimentazione al tema della salute. Ma a Officine Fornari io ero stato anche il giorno precedente, perché nel giorno precedente noi avevamo celebrato insieme con la cooperativa Alter Ego, sempre con la collaborazione dell'amministrazione comunale, la fine di un processo di studio e approfondimento sulla legalità compiuta dalla scuola. Anche in questo caso io sono stato particolarmente compiaciuto, perché di legalità si parla spesso a sproposito, ma in questo caso io ho avuto la fortuna e il piacere di parlare di legalità a dei ragazzi che avevano già compiuto con le loro scuole, con i loro istituti, un percorso di approfondimento su quello che sono i temi della legalità. E quello che io ho voluto segnalare a tutti i nostri giovani concittadini è stato la necessità di concepire la legalità come rispetto delle regole e rispetto della legge, ma non soltanto della legge penale. Molte volte uno pensa alla legalità e pensa io sono in regola con la legalità perché non rubo. No, la legalità è qualcosa di più, è qualcosa di quotidiano che noi dobbiamo praticare anche nei nostri comportamenti quotidiani. Naturalmente avevo a portata di mano, quando vi ho raccontato dello sportello dell'immigrazione, avevo a portata di mano il presidente Emiliano, e avendolo a portata di mano, io ogni volta che lo incontro e ogni volta che lo sento per telefono, e vi posso garantire che ci vediamo
abbastanza frequentemente, ma ci sentiamo spessissimo, io non posso fare a meno ogni volta di chiedere al presidente Emiliano notizie, informazioni, aggiornamenti sul nostro ospedale Tatarella. Voi sapete che c'è un esponente politico importante come Elena Gentile che un giorno sì, un giorno no, dopo essere stata per 10 anni assessore al welfare e alla sanità, e quindi dopo aver condiviso tutte le politiche sulla sanità, ogni tanto, ripeto, un giorno sì, un giorno no, alza la bandiera della protesta a tutela dell'ospedale Tatarella. Io vi ricordo che l'ospedale Tatarella poteva essere declassato, non fu declassato all'epoca proprio dalla giunta di Michele Emiliano. Non di meno, quando sento allarmi, io ho necessità di mettermi tranquillo, quindi ho chiesto a Michele Emiliano se ci fossero problematiche particolari, se noi di Cerignola ci dovessimo meno preoccupare per le sorti del nostro ospedale. Non dico che Michele mi ha risposto in maniera irritata, però mi ha risposto in maniera decisa. Ha detto più o meno testualmente che tutti coloro, la suonata era ad Elena Gentile, tutti coloro che si allarmano e si fanno paladini dell'ospedale Tatarella contro la sua presunta chiusura dicono delle solenni sciocchezze, perché a livello regionale nessuno intende chiudere l'ospedale Tatarella. Ripeto, vorrei che la cosa fosse chiara. Io sto riferendo quello che mi ha detto il presidente della Regione Puglia, nonché assessore alla sanità della Regione Puglia, Michele Emiliano. Io ho questo interlocutore istituzionale e ho come altro interlocutore istituzionale più vicino sul territorio il direttore generale della ASL, Vito Piazzolla. Io con Piazzolla ho ovviamente contatti e rapporti continui e vi posso riferire quello che mi dice il dottor Piazzolla, che è conforme a quello che mi dice il dottor Emiliano, e cioè che non c'è nessuna volontà da parte della Regione di andare verso una chiusura dell'ospedale Tatarella. Non mi accontento e chiedo sia a Michele Emiliano che a Vito Piazzolla se risponda a verità questo affanno che registra il nostro ospedale per quanto riguarda il personale, in particolare il personale medico. Mi è stato spiegato, ripeto, anche qui io non assumo la responsabilità di queste parole, ma riferisco e informo. Mi è stato detto che da parte della direzione generale della ASL c'è la massima attenzione rivolta all'ospedale di Cerignola, e sono contento che la direzione generale della ASL ha bandito, bandisce e bandirà i concorsi per coprire tutte le carenze di organico, ma mi viene precisato anche che qualche volta la stessa ASL si trova, e quindi anche la Regione, si trova di fronte alla impossibilità di in qualche modo coprire i posti vacanti. Perché? Perché a quanto mi diceva il dottor Piazzolla non ci sono medici, o perlomeno non sono in numero adeguato, i medici che rispondono a questi bandi e che intendono venire a lavorare nel nostro ospedale. Voglio insistere, a costo di sembrare noioso, io non ho nessun tipo di informazione diretta e da me verificata personalmente. Come istituzione posso semplicemente rivolgermi alle istituzioni a me omologhe e che con me hanno questo rapporto. Io vi posso confermare che la prima persona che mi ha telefonato quando si paventava o la chiusura o il declassamento dell'ospedale, la prima persona che mi ha chiamato dalla stanza della giunta regionale è stato Michele Emiliano, il quale mi chiamò all'epoca per dirmi: sindaco,
stai tranquillo, il tuo ospedale non è stato né chiuso né declassato. Ora, quello che poi succede nella gestione quotidiana della sanità non dipende dall'opera del vostro sindaco. Io posso solo stare attento a tutte le vicende che riguardano il nostro ospedale per le ragioni che potete facilmente immaginare e perché si tratta di una struttura fondamentale per la nostra comunità e per la nostra città. Posso sollecitare attenzione, posso dare fretta per gli adempimenti che, burocratici che servono per sistemare, per irrobustire il tessuto professionale del nostro nosocomio, non posso arruolare medici o coprire posti vacanti. Devo attenermi a quello che mi viene raccontato. E quello che mi viene raccontato è in contrasto con i gridi e le grida di allarme che vengono periodicamente agitati, che poi io vorrei capire, l'amministrazione di questa regione competente sulla sanità è una amministrazione affidata al Partito Democratico, quindi al partito di Elena Gentile. Adesso vorrei capire il senso di queste continue proteste da parte del PD contro il PD, perché se non sono capaci loro di avere dal loro stesso presidente, al presidente che appartiene al loro partito, che è stato candidato segretario nazionale del PD, le necessarie assicurazioni, io non capisco da chi vogliono essere rassicurati e contro chi protestano. Elena Gentile che si agita davanti all'ospedale Tatarella protesta contro chi? Contro Berlusconi, contro Beppe Grillo, contro chi protesta? Protesta contro la regione che è a guida del Partito Democratico. Quando io ero ancora candidato sindaco, poi io ho vinto e Tommaso Sgarro e il PD ha perso, meglio che ce lo ricordiamo tutti quanti, si diceva se vince la coalizione delle liste civiche non avranno riferimenti la filiera istituzionale. Allora io capisco adesso che cosa si intende per filiera istituzionale, la filiera delle raccomandazioni forse, come ha funzionato Sanità Service nel corso degli ultimi anni, come hanno fatto le assunzioni, come si sono spartiti il bottino della sanità riducendola in ginocchio, perché la sanità pugliese era in ginocchio prima che Michele Emiliano diventasse presidente della regione, e Michele Emiliano è diventato presidente della regione non con il movimento politico La Cicogna ma con il partito democratico, e ha ereditato da assessore regionale alla sanità quello che gli aveva lasciato la dottoressa Elena Gentile. Questa è come la storia dei topi a Cerignola. I topi a Cerignola ci stavano mangiando vivi, io ero stato eletto da un quarto d'ora, 20 minuti, e il PD uscì con una polemica per cui i topi li avevo portati io a Cerignola. Io invece li ho combattuti e sterminati, per la verità, salvo ovviamente ciò che è fisiologico in alcune parti della città particolarmente complicate, ma il lavoro che stiamo facendo da un anno e mezzo è lì sotto gli occhi di tutti ed è stato constatato e apprezzato da tutti, mentre invece queste persone si sono dimenticate che il PD governa la regione, il PD governa la sanità regionale e che questa amministrazione regionale ha ereditato quello che ha lasciato la dottoressa Elena Gentile. Quindi francamente mi sembra tutta una polemica molto strumentale e diretta sempre, come sempre, a regolare all'interno del PD i propri conti. Certo, qualcuno che ha visto i filmati sarà rimasto sorpreso dal fatto che il presidente della Regione Puglia arriva a Cerignola e ovviamente abbraccia
il sindaco, non come sindaco, ma come persona fisica, perché io e Michele Emiliano siamo amici da tanto tempo, poi ognuno ovviamente ha le sue idee politiche, ma siamo amici, ci rispettiamo e ci stimiamo reciprocamente, e nessun esponente del PD viene a salutare quello che fino a 5 minuti fa era stato candidato alla segreteria nazionale del PD. Qualche amico mi faceva questa battuta: se il segretario, se per ipotesi alle primarie avesse vinto Emiliano come segretario nazionale del PD, la persona più amica di Emiliano, Cerignola, sarebbe rimasta e sarebbe stata Franco Metta e non certamente quelli che stanno nel suo partito. Questa dimostrazione del fatto che noi abbiamo qui una situazione piuttosto anomala. Io ho sempre sostenuto che qui non abbiamo un partito ma un comitato elettorale. Il comitato elettorale per Elena Gentile, candidata a tutto, dalla carica di parlamentare europeo e nazionale fino alla carica di amministratore del condominio. Quindi forse questo spiega alcuni nervosismi, alcune incertezze, alcune alzate di ingegno, ripeto, come quella che ho citato in precedenza. Chiudo, tornerò domani sulla regione. Chiudo perché stamattina devo fare un in bocca al lupo speciale a un'altra eccellenza sportiva di Cerignola, la pallavolo Cerignola, le Pantere Fucsia, che oggi giocano, questa sera a Mesagne, giocano la prima delle partite finali per la promozione in B2. E hanno già vinto le ragazze il campionato di Serie C e oggi, affrontando il Mesagne, provano la scalata alla B2. Io ho voluto salutarle con un messaggio, ho voluto salutarle personalmente e adesso affido alla trasmissione di TRC questo ulteriore in bocca al lupo. Le ragazze sono state straordinarie, splendide, vincenti, come in tanti settori è vincente la nostra città, e ho chiesto loro di metterci tutto l'impegno possibile, ma questo è scontato. Ho chiesto loro di metterci tutta la bravura possibile, ma questo è scontato. Ho chiesto loro che nel metterci impegno e bravura si ricordino di mettere qualcosa di più, che io definisco l'attaccamento alla nostra città e ai colori che rappresentano la nostra città: il giallo del sole, l'azzurro del cielo, il giallo delle messi, l'azzurro del cielo, i colori a cui noi siamo affezionati. Non ho nessuna remora a fare questo appello e a tirare in ballo i colori della città per un avvenimento sportivo, perché, come vi ho detto tante volte, lo sport non è soltanto un divertimento, ma lo sport è una politica. Lo sport significa elevazione culturale, elevazione fisica, significa crescita della nostra comunità e della nostra città. Quindi in bocca al lupo, forza ragazze, noi ci sentiamo domani. Occhio vivo, l'estate va buona.